Buonasera a tutti, questo video è per i fratelli musulmani. Ora, i fratelli musulmani, innanzitutto che Dio vi benedica, i fratelli musulmani dicono che il profeta Muhammad, Maometto in italiano, non è un termine offensivo, è la traduzione italiana del nome arabo Muhammad, sia il profeta più grande, ma in realtà il profeta più grande è Gesù. Vi sono dei versetti nel Corano che sembrano riferirsi al profeta Muhammad, al profeta Maometto. In realtà potremmo riferirli benissimo a Gesù, come mostrerò anche leggendo la Sura 5 al Maida, versetto 111. Quindi, se noi per esempio prendiamo la Sura 33 al Azzab, che cosa dice? Vi sono dei passi precisi che parlano, sembrano parlare del profeta Muhammad, ma se noi sappiamo che il Corano in realtà dice che il profeta più grande è proprio Gesù di Nazareth, perché Gesù di Nazareth era il profeta che doveva venire, di cui Mosè predisse in Deuteronomio 18. Sappiamo anche che se noi andiamo a guardare Mosè, Mosè fu l'unico profeta con cui Dio parlò faccia a faccia. In Deuteronomio 18 dice: Dio manda 18:15, 15:19, quindi i versetti in cui si parla di questa profezia. Mosè dice: Dio manderà un profeta proprio come me e metterà le sue parole nella sua bocca. Sappiamo anche che in Deuteronomio 34:10 viene detto che in Israele non sorse, quindi fino al tempo di Gesù, un profeta come Mosè con cui Dio parlò faccia a faccia. Quindi noi sappiamo che il profeta Muhammad non ha visto Dio direttamente, è stato l'arcangelo Gabriele a rivelargli il Corano, mentre Gesù nel Vangelo dice che nessun uomo ha mai visto Dio se non colui che è disceso dal cielo, quindi parla di se stesso. Sappiamo anche che anche Mosè vide Dio faccia a faccia, perché viene detto nella Bibbia. Quindi la profezia di Deuteronomio 18 si riferisce proprio a Gesù di Nazareth, non è che con Gesù ci fu un intermediario angelico. Gesù vide Dio faccia a faccia perché scende dal cielo ed è divenuto un uomo su questa terra. Quindi questo è rivolto ai fratelli musulmani che dicono che il profeta Maometto era più grande. In realtà Gesù è il più grande dei profeti perché realizza tutte le profezie dell'Antico Testamento, compresa quella di Mosè. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: Mosè aveva scritto di me e lo dice ai farisei, quindi se non credete a me, non credete neanche a Mosè, perché Mosè aveva scritto proprio di Gesù. Quindi, dei versetti coranici, per esempio, prendiamo nella Sura 33, Al-Azzab: In verità Allah e i suoi angeli benedicono il profeta, voi che credete, beneditelo e invocate su di lui la pace. Questo profeta con la P maiuscola è in realtà Gesù di Nazareth, lui è il profeta in cui si deve credere. Un altro versetto, altri due versetti: O profeta, ti abbiamo mandato come testimone, nunzio e ammonitore, che chiama Dio con il suo permesso e come lampada che illumina. Chi è, diciamo, che illumina la vita dei credenti? Gesù di Nazareth. E se noi andiamo a prendere Sura 5, versetto 111, e ricordo anche il discorso famoso che secondo la Sura Mariam Gesù pronuncia nella culla quando dice, per difendere sua madre dalle calunnie che erano state pronunciate dagli ebrei di allora, che sono come i cristiani di ora che non seguono Gesù ma seguono un Dio pagano, disse: Mi ha benedetto, mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta, ma non un profeta tra i tanti, il profeta con la P maiuscola, quello che doveva venire. Un profeta, in alcune traduzioni bibliche, in Deuteronomio, si dice, Mosè dice un profeta pari a me. In realtà sappiamo che Gesù è anche più grande di Mosè, ma la similitudine con Mosè c'è. Mosè liberò il popolo di Israele, Gesù è venuto per liberare l'umanità intera e per richiamarla al culto di Dio. Quindi, se noi andiamo a prendere un altro versetto, Sura 5, versetto 111, non è che il Corano ci sta dicendo di credere in Muhammad, nel profeta Muhammad, che comunque fu l'ultimo dei profeti che parlò a sua volta del Messia, cosa che i musulmani non hanno capito.
Pensano che il Corano sia centrato solo sul culto di Dio. È vero, il culto di Dio è la cosa principale, ma se noi non seguiamo Gesù, come facciamo ad adorare Dio? Gesù è stato il più grande profeta che Dio ha mandato sulla terra, ha messo le sue parole nella sua bocca, era un angelo in cielo ed è divenuto uomo messia e profeta su questa terra. Ha realizzato la profezia di Mosè. Se noi guardiamo, qua dice, credete in me e nel mio messaggero. Quindi Sura 5, versetto 111, si riferisce a Gesù di Nazareth. Quindi, cari fratelli musulmani, convertitevi, perché non c'è altro Dio che Allah, come si chiama nel Corano, è Geova nella Bibbia, e Gesù il suo profeta. Con questo è tutto, vi saluto.